Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Personale e opere pubbliche sono i due pilastri attorno a cui l'amministrazione Luzzi avvierà una serie di iniziative. Quanto al fabbisogno organico, l'ente ha avviato l'assunzione di diverse figure professionali per sopperire alla carenza in molti settori dell'ente. Per quanto riguarda il fabbisogno del personale, nei giorni scorsi abbiamo già provveduto all'assunzione di personale all'ufficio tecnico. È entrato in ufficio un nuovo architetto che si aggiunge all'altro che era entrato nella scorsa settimana e portano a due i nuovi istruttori dell'ufficio tecnico per rafforzare un ufficio che in questo momento ha richieste importanti per quanto riguarda anche le pratiche edilizie in corso e quindi dare una risposta immediata alle esigenze dei cittadini. Inoltre sono previste delle assunzioni che stiamo perfezionando, una per quanto riguarda l'ufficio di polizia municipale, per il quale abbiamo già ottenuto la richiesta a un comune marchigiano che si è detto disponibile, siamo in attesa dell'autorizzazione per poter perfezionare nei prossimi giorni l'assunzione di un vigile alla Polizia Municipale. Per quanto riguarda poi altri settori che saranno oggetto di interventi, riguarda l'ufficio dell'anagrafe e quello amministrativo e il potenziamento con un nuovo DI per quanto riguarda la farmacia comunale. Novità anche relativamente alle opere pubbliche, con una serie di interventi di messa in sicurezza del territorio già programmate. C'è una visione da parte di questa amministrazione comunale per quanto riguarda il comune di Sant'Omero e per questo abbiamo presentato delle richieste di finanziamento per quanto riguarda tre interventi molto importanti e sentiti dalla cittadinanza che riguardano la reggimentazione delle acque in località via Gramsci a Garrufo, per il quale abbiamo richiesto 400.000 euro come intervento per il rischio idrogeologico che a ogni precipitazione abbondante si crea nella zona. Abbiamo presentato un progetto e richiesta di finanziamento per quanto riguarda i marciapiedi in via Capodifuori, in località di Colli, con annessa reggimentazione delle acque piovane per una messa in sicurezza della viabilità.